Oggi giornata di venerdì, giornata di Venere, giornata dell'amore, giornata di bellezza, giornata di armonia. Ma una giornata particolarmente importante per i segni di fuoco. Vediamo fra un po' perché. Se ti è piaciuto questo video metti un like, attiva la campanella per non perderti tutte le notifiche e iscriviti al canale. Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, venerdì 26 agosto 2022. Iniziamo dal sempre grintosissimo Ariete, giornata decisamente molto intensa, molto appagante a livello almeno emotivo. Infatti questa luna decisamente favorevole, almeno se appartieni alla seconda e l'ultima decade, ti conferisce veramente una grande carica, un grande carisma, una capacità di coinvolgere chi ti è vicino, di essere un riferimento in situazioni piacevoli, divertenti, tutte da vivere con questo spirito più che mai spensierato. Quest'oggi tuttavia c'è un'evoluzione astrale significativa per te, non eccessivamente così apportante grinta per quanto riguarda almeno il tuo stato mentale, la tua concentrazione, il tuo modo di decidere per quanto riguarda soprattutto i nati la prima decade. Infatti alle 3.02 del mattino Mercurio diventa poco favorevole, così rallentando in un certo senso quello che è la tua concettualità mentale, quella rapidità di intervento e anche la tua concentrazione. Una cosa temporanea, riguarderà soprattutto i nati la prima decade da oggi nei prossimi giorni, ma potrebbe farsi sentire appunto sia nel privato e soprattutto in ambito professionale, così con uno smorzamento di quella carica che ti contraddistingue, che invece appunto emotivamente quest'oggi risulta ancora molto intensa. A proposito di intensità, continua anche il periodo comunque molto positivo nella sfera più privata, più intima, in campo sentimentale. Venere favorevole ti consente comunque di vivere con molta spensieratezza, molta intensità, con grande coinvolgimento la relazione con l'eventuale partner, o se lo desideri di instaurare appunto un nuovo rapporto che parte l'insegna di questo tipo di energia con qualcuno che ti piace, oppure sei tu a potergli piacere. Per i nati della prima decade, sempre ricchezza di stimoli, sempre un'energia direzionata un po' a 360 gradi verso tutta una serie di situazioni che ti si presentano, che appunto hanno modo di essere da te colte con grande curiosità, con grande stimolo. Quindi tutta una serie di situazioni che colorano la tua giornata, dandone un senso così molto diversificato, molto tutt'altro che noioso. Per quanto riguarda la sfera più privata, per quanto riguarda l'operatività in campo privato, situazione che hai da mettere in piedi, progetti personali, progetti da condividere con le persone che ti vogliono bene, anche in questo senso quell'essenzialità in un certo senso che ti contraddistingue nel portare avanti questo tipo di intenti potrebbe essere così un po' fraintesa, un po' perdersi in una sorta di necessità di dar spazio anche a situazioni, a contesti che spesse volte consideri poco importanti, un po' dei fronzoli in un certo senso rispetto a quell'essenzialità che per te è molto gradevole. Però nonostante questo ci sono queste situazioni che potrebbero così catalizzare l'attenzione di chi ti è vicino, anche se tu manifesti una certa contrarietà in un certo senso verso queste situazioni. Ma proseguiamo con il costante e coerente Toro, una giornata di evoluzioni astrali anche per te significative, una forma generale ottimale, ti contraddistingue se appartiene alla prima decade, con questa presenza del sole decisamente molto favorevole, in grado di farti sentire decisamente molto centrato e centrata, molto in equilibrio. Viceversa per i nati la seconda e l'ultima decade, ancora la luna di oggi potrebbe così sfasare quello che è il tuo equilibrio a livello emotivo e anche farti assumere degli atteggiamenti così un po' ruvidi, un po' fastidiosi, un po' aggressivi anche nei confronti di chi ti è vicino, anche senza un reale motivo. In realtà decisamente molto più equilibrata la situazione per i nati la prima decade, in un modo di agire, di fare, di fare delle scelte in direzioni anche non necessariamente concrete, non necessariamente utili come solitamente fai. Quindi un Marte comunque a te favorevole che sposta la tua energia, sposta la tua attenzione in molte direzioni diverse che risultano più che altro stimolanti più che non utili nel momento presente. Per i nati la prima e l'ultima decade ancora situazioni abbastanza equilibrate per quanto riguarda la sfera sentimentale, con una
operatività da parte tua, per così dire, nei confronti di chi ti è vicino, nel darti da fare, per dare sostegno, per dare forza, per dare stabilità al rapporto. Nella media, per quanto riguarda invece i nati la seconda decade, c'è questa presenza di Venere non troppo ottimale, che potrebbe indurti invece ad assumere degli atteggiamenti non così collaborativi, non così appunto operativi in senso concreto, ma piuttosto, non dico di destabilizzazione del rapporto, ma sicuramente non così simpatici e così produttivi nel dare stabilità al rapporto. Una cosa temporanea, però appunto ancora nati la seconda decade potrebbe farsi sentire in questi giorni e in particolare quest'oggi. Proseguiamo con il frizzante intelligente Gemelli, giornata ancora di evoluzioni astrali importanti, una forma generale buona se appartiene la seconda e l'ultima decade, viceversa per i nati la prima potrebbe farsi sentire questa presenza del sole non troppo favorevole, quindi in grado di alterare quello che è il tuo centramento, quello che è il sentirti a tuo agio nelle varie situazioni della giornata. Decisamente migliore la spinta di Marte, tuo alleato, che viceversa ti consente veramente di spaziare un po' come l'ape di fiore in fiore, con molta attività, con molto attivismo nelle varie situazioni che la giornata ti porta, con grande curiosità, con ricchezza di stimoli che risultano molto appaganti per te. Vita sentimentale ancora al top per i nati della seconda decade, questa Venere decisamente propizia, colora di spensieratezza, intensità, di queste tinte molto estive, questo lato di vita più privata, più personale che ti riguarda, consentendoti veramente di avvolgere l'eventuale partner con questa energia molto coinvolgente. Anche se desideri instaurare un nuovo rapporto con qualcuno che ti piace o sei tu a poter piacere, c'è comunque un'energia in campo che dà una ottima spinta e enfatizza sicuramente il tuo fascino per riuscire a colpire nel segno. L'evoluzione astrale più significativa però è questo allontanamento finalmente di Mercurio dalla mattina di oggi, che risulta non più dissonante per i nati l'ultima decade e diventa addirittura propizio per i nati la prima, quindi una modalità nuova di rapportarti nei confronti di persone, situazioni più armoniosa, più morbida, più puntata anche verso tutto ciò che non è necessariamente essenziale, ma che può essere una parola sola, bello. Quindi un bel modo di comunicare, un bel modo di rapportarti e una modalità di trovare dei punti d'accordo con chi ti è vicino, sia in ambito professionale ma anche in ambito privato, rifuggendo da qualsiasi momento di critica come magari può essere stato invece nelle ultime settimane. Quindi veramente un'evoluzione astrale decisamente positiva a livello di concentrazione, di comunicatività, che ti giova un po' in tutti i settori della tua giornata, della tua vita. Per il sensibile profondo Cancro, una giornata che evolve all'insegna di situazioni piacevoli, gradevoli, anche se alcune evoluzioni astrali risulteranno, come vediamo fra un attimo, non proprio ottimale. Forma generale comunque equilibrata per i nati della prima decade, con questo sole decisamente propizio che ti consente di sentirti ben piantato e piantata a terra, ben coerente nelle diverse situazioni che la giornata ti offre e nei cui confronti riesci a relazionarti veramente con notevole coerenza. Vita sentimentale è sempre al top per i nati della seconda decade, con momenti di uscita allo scoperto rispetto a magari quella tua tendenza a ritrarti dalle situazioni che parrebbero coinvolgerti troppo, e anche la luna favorevole, se appartiene alla seconda e l'ultima decade, ti consente veramente di gettarti alle spalle qualsiasi remora, qualsiasi momento di eventuale timidezza, per cogliere tutti i momenti positivi che la giornata ti offre con l'eventuale partner o con qualcuno che ti piace, con cui veramente hai modo di instaurare un nuovo rapporto che parte fin dal principio con notevole coinvolgimento e notevole intensità. Per i nati la prima decade, molti stimoli diversi, molto attivismo per andare incontro delle situazioni che risultano comunque suscitare la tua positiva curiosità e ti danno comunque una sorta di marcia in più, anche se non su un piano di realizzazione, ma più su un piano di così acquisizione di date, di informazione, di stimoli appunto diversi l'uno dall'altro. Per quanto riguarda la concentrazione, viceversa, questo arrivo di Mercurio poco favorevole, se appartieni alla prima decade, potrebbe rivelarsi così un po' disturbante per quanto riguarda il tuo modo di rapportarti nei confronti di chi ti è vicino, nel privato, sul lavoro o anche più in generale nel senso di concentrarti. Quindi
una sorta di rallentamento per quanto riguarda la tua normale attitudine a prendere decisioni, e anche nel modo di rapportarti potresti esternare una sorta di ambivalenza per quanto riguarda certi tuoi punti di vista, certe idee che appunto non riesci ad esprimere magari nella maniera ottimale. Quindi un momento un po' delicato, soprattutto per i nati della prima decade, molto temporaneo, però questo Mercurio potrebbe farsi sentire in tal senso. Per quanto riguarda anche i rapporti più privati, più affettivi, anche in questo senso Venere li colora di una luce molto intensa, molto particolare, inducendoti così a prendere sempre il lato migliore, per così dire, più piacevole di questi rapporti, anche coinvolgendo chi ti vicina in maniera insolita con questo tipo di atteggiamento. Proseguiamo con il maestoso e carismatico Leone. Giornata decisamente molto intensa, molto gradevole, forma generale ottimale per i nati della prima decade, con questo sole decisamente propizio, ma è soprattutto nella sfera sentimentale che puoi continuare a godere di questo influsso di Venere, tua alleata, e anche della Luna, anche per i nati dell'ultima decade, nel caso della Luna, che ti regala veramente una giornata molto intensa, molto appagante, molto ricca di fascino, in cui veramente puoi colpire nel segno, essere la mattatrice, il mattatore in ogni situazione, con questo carisma veramente molto enfatizzato. Nel rapporto con l'eventuale partner riesce veramente a essere una presenza indiscutibile, imprescindibile, e anche nella misura in cui magari vuoi installare un nuovo rapporto con qualcuno che ti piace, veramente riesce a colpire nel segno con un fascino davvero molto enfatizzato. Per i nati della prima decade c'è questa presenza di Marte che ti consente di allargare le tue vedute, di darti da fare per accorpare in quello che è il tuo percorso di vita tutta una serie di stimoli che risultano molto interessanti per te, mentre l'arrivo di Mercurio per i nati della prima decade rappresenta allo stesso modo uno stimolo in più, sia nel privato che in ambito professionale, per allargare le tue vedute, per esprimerti in maniera più compiuta, più estetica, più affascinante anche in questo senso, non dando nulla per scontato, ma impegnandoti in un certo senso anche in quelle situazioni di possibile tensione fra le persone che ti sono vicine, per portare una sorta di appianamento, di appagamento di quelli che sono i rispettivi desideri e motivi di voler avere ragione in un certo senso. Anche dal punto di vista dell'estetismo, dell'esteriorità, o anche in senso artistico, questo Mercurio ti può aiutare a spostare la tua attenzione, a dedicare spazio a questo tipo di contesti. Quindi una giornata decisamente interessante, ricca di stimoli, sia nella vita privata, sia nella vita così un po' più pubblica, per così dire. Proseguiamo con la metodica e razionale Vergine, giornata che evolve all'insegna di momenti molto intensi, molto interessanti da condividere con le persone a cui più tieni. Forma generale sicuramente molto buona per i nati della prima decade, con questo sole tuo alleato, e vita sentimentale ancora al top, anche al di là di quella modalità, di quel modo di intendere che ti appartiene normalmente. Quindi grande coinvolgimento, grande intensità, grande possibilità di vivere momenti così con spensieratezza, con questo clima estiva che continua sicuramente a farsi sentire appunto per i nati la seconda decade. Per i nati la prima, momenti ancora un po' delicati con questo Marte non troppo favorevole, quindi tutta una serie di input che ti arrivano potrebbero così frastornarti un po' a livello di operatività, a livello di scelte, magari renderti, non dico confuso e confusa, ma sicuramente non così centrato e centrato quanto vorresti. Quindi ancora momenti di cautela per quanto riguarda le azioni, il tuo indirizzare le energie. Per i nati la prima decade sicuramente si fa sentire con questo Marte non troppo favorevole. Per quanto riguarda l'evoluzione astrale di Mercurio, questo mattina alle 3.02 lascia il tuo segno, quindi pur orfano della sua energia puoi comunque contare su un positivo effetto da parte sua, magari non più così orientato verso un metodo, un'energia di raziocinio, ma piuttosto verso una presenza più esteriore, più estetica, più di equilibrio in un certo senso, quindi una modalità comunque positiva per te, anche se differente da quella che ti appartiene normalmente. Quindi un'evoluzione astrale che si rivela comunque gradevole e comunque interessante, sia per te sia per te, per chi appunto si relaziona con te, che è ben lieto di avere a che fare con un lato di te che magari non emerge spesso, ma che comunque è appunto, parola sola, equilibrato.
Proseguiamo con l'estetica e creativa bilancia, una giornata decisamente molto interessante, molto importante per te quest'oggi, evoluzioni astrali positive, viene insieme una forma generale che ti contraddistingue in maniera molto equilibrata se appartiene alla prima decade, con una sorta di maggiore fermezza rispetto al consueto, ancora momenti molto appaganti nella sfera sentimentale se appartieni alla seconda decade, con questa Venere decisamente molto favorevole che ti consente veramente di coinvolgere chi ti vuole bene in momenti molto appaganti, molto colorati, molto profondi, sia che si tratti di una relazione già in essere che ha modo di essere ricolorata con questo tipo di energia, e ancor più se magari vuoi instaurare un nuovo rapporto con qualcuno che ti piace, che ha modo di partire con questo con questa modalità molto intensa, molto piacevole, molto appunto coinvolgente fin da principio. Per quanto riguarda la tua operatività, il tuo modo di agire, se appartieni alla prima decade, molti stimoli catalizzano la tua attenzione con questo Marte che ti consente veramente di allinearti in molte direzioni diverse, traendone sempre il massimo. Ma è soprattutto l'arrivo di Mercurio da questa mattina dalle 3:02 nel tuo segno, che colora la tua giornata se appartieni alla prima decade e anche le giornate che seguiranno, di un'energia nuova, di un'energia fresca, di un'energia che ti appartiene, quindi nel tuo modo di concentrarti, di comunicare, di esternare quelli che sono i tuoi punti di vista, emerge ancora in maniera più prepotente del consueto, per così dire, la tua attitudine alla mediazione, a voler trovare l'accordo, a voler trovare un equilibrio, una parola sola, sia in te stesso sia con le persone che ti sono vicine. Non sono escluse nemmeno situazioni di carattere creativo che possono catalizzare la tua attenzione e che ti danno modo veramente di esprimerti con questa modalità che ti è propria, con ancora maggior facilità e maggior intensità del consueto. Quindi una giornata veramente molto positiva, molto intensa, molto appagante, con questo fresco arrivo di Mercurio nel tuo segno soprattutto. Proseguiamo con lo strategico e oscuro Scorpione, giornata dei connotati interessanti anche per te, una forma generale equilibrata se appartiene alla prima decade, con questo sole decisamente favorevole, umore nell'insieme in ripresa per i nati la prima decade, mentre per i nati la seconda e l'ultima potrebbe farsi sentire questa presenza della luna poco favorevole, in grado di alterare quello che è il modo di relazionarti nei confronti di chi ti è vicino, di chi ti vuole bene, inducendoti magari a prendere delle posizioni un po' troppo rigide, per così dire, non lasciando molto spazio a chi ti è vicino. Anche nella sfera sentimentale contribuisce questa Venere ad alterare certi equilibri, soprattutto se appartiene alla seconda decade, mentre per i nati la prima e l'ultima c'è comunque un buon equilibrio, appunto per i nati la seconda ci sono ancora momenti così di spigolosità che ti riguardano, certi tuoi modi potrebbero andare un po' fuori dal seminato, potresti invadere in un certo senso quella che è la sfera di chi ti vuole bene, di chi ti ama, di chi vorrebbe avvicinarsi a te, con degli atteggiamenti che risultano così non troppo edificanti, non troppo positivi appunto per la relazione stessa e per chi ti è vicino. In generale una concentrazione quest'oggi si evolve, per così dire, in maniera differente. Se fino alla giornata di ieri davi l'impressione di essere molto concentrato e concentrata su certi punti ben precisi, quest'oggi, con questa evoluzione astrale comunque positiva anche per te di Mercurio, dai l'impressione di spostare la tua attenzione più verso un senso di insieme, un senso di armonizzazione delle idee, dei pensieri, della comunicatività con chi ti è vicino, più che non al raggiungimento di un certo obiettivo di tipo concreto. Quindi comunque un'evoluzione astrale anche per te positivo, che sposta la tua attenzione su una modalità diversa, su un modo diverso di rapportarti e anche di esternare le tue idee. Proseguiamo con l'ottimista e avventuroso Sagittario, una giornata che evolve all'insegna sempre di momenti molto positivi, una forma generale ottimale se appartiene alla seconda e all'ultima decade, mentre per i nati la prima si fa sentire questa presenza del sole in grado di smorzare, di alterare quello che è il tuo equilibrio, quella è la tua buona forma generale. Per quanto riguarda la vita sentimentale, sempre ottimale per i nati la seconda, questa presenza costante di Venere colora di tinte molto intense, molto appassionate, molto coinvolgenti la vita con eventuale partner o la possibilità di instaurare un nuovo rapporto con questo tipo di energia, con qualcuno che ti piace, con qualcuno che sei tu a potergli piacere e che quindi parte questo tipo di relazione all'insegna di questo bel e intenso tipo di energia. Per quanto riguarda la tua operatività, se appartiene alla prima decade, ancora un po' disturbante questa presenza di Marte, in
grado di alterare la linearità, la coerenza, la sintesi del tuo movimento, magari con una tendenza a disperdere le tue energie in troppe direzioni diverse, con un risultato di insieme non all'altezza delle tue aspettative. Quindi, se non proprio di cautela, comunque una necessità di indirizzamento più metodico, per così dire, delle tue energie, sicuramente si fa sentire. Ma l'aspetto più significativo anche per te quest'oggi è l'allontanamento finalmente di questo Mercurio, non più dissonante, ma anzi positivo e decisamente favorevole se appartiene alla prima decade, che ti consente veramente di estrinsecare, di aprirti nei confronti di chi ti è vicino, privatamente o professionalmente, con quel senso di equità, di giustizia che porti avanti veramente con grande decisione, con grande enfasi, con grande riuscita. Quindi un Mercurio che sicuramente ti dà questa energia positiva, questa energia equilibrata, questo pensiero veramente che soppesa ogni situazione in maniera molto positiva, dopo il recente periodo che in cui è stato non troppo favorevole, soprattutto per i nati l'ultima decade. Quindi una giornata decisamente molto intensa, molto appagante, con questa evoluzione che si rivela così liberatrice, anzi apportatrice di un'energia veramente molto nuova per te a livello mentale e di comunicatività. Per il pragmatico concreto Capricorno, una giornata che evolve all'insegna di evoluzioni astrali un po' delicate, una forma generale nell'insieme positiva se appartiene alla prima decade, con questo sole che ti garantisce di avere ancora un buon equilibrio, con una modalità di relazionarti nei confronti di chi ti è vicino sempre molto lineare, molto concreta, molto strategica se vogliamo anche, e un'energia in campo per quanto riguarda la vita sentimentale sempre positiva, che sta a te sempre decidere quanto e se cogliere e come dire incorporare in quello che è il tuo percorso di vita, per così dire. Per quanto riguarda viceversa la forma mentale, la concentrazione, che fino a ieri è stata veramente ottimale per i nati la ultima decade, quest'oggi questo arrivo alquanto disturbante di Mercurio, soprattutto per i nati la prima decade, potrebbe farsi sentire, e quindi questo tuo atteggiamento sempre molto metodico, molto lineare, molto appunto pragmatico, potrebbe in un certo qual modo venir meno sia nell'ambito privato che nell'ambito professionale, inducendoti magari a prendere delle posizioni non così chiare, non così dirette e lineari. Quindi una sorta, non dico di indecisione, ma comunque una tendenza a non riuscire a avere quel passo, quel ritmo che ti è solito, soprattutto per quanto riguarda la modalità di decidere e anche la modalità espressiva nei confronti di chi ti è vicino. Quindi è una cosa un po' temporanea che però per i nati della prima decade in questi giorni, a partire da oggi, potrebbe sicuramente farsi sentire. Per il frizzante e anticonformista Acquario, giornata decisamente molto interessante, molto frizzante, molto ricca di stimoli, un umore in ripresa per i nati la prima decade, una forma generale nella media, mentre per i nati la seconda e l'ultima decade continua a farsi sentire questa presenza della luna poco propizia, in grado di alterare quelle che sono certe tue modalità, certi tuoi modi di esprimerti, di comunicare nei confronti di chi ti è vicino, soprattutto di chi ti vuole bene, di chi ci tiene a te, che viene magari così spiazzato e stupito da queste tue modalità piuttosto ruvide, per non dire addirittura aggressive. Decisamente migliori la situazione per i nati la prima decade, con questo Marte propizio che veramente allarga le tue vedute, ti dà una spinta giusta in tutte quelle direzioni che risultano veramente molto stimolanti per te, non necessariamente concrete, non necessariamente pratiche, ma sicuramente appunto di sicuro interesse, di sicuro stimolo, sia nel privato che in ambito professionale. Vita sentimentale nell'equilibrio per i nati la prima e l'ultima decade, mentre per i nati la seconda continua a farsi sentire questa presenza venusiana un po' alterante di quelli che sono gli equilibri, magari sia nel rapporto con l'eventuale partner, sia nella possibilità di instaurare un nuovo rapporto che risulterebbe magari così un po' alterato, nella misura in cui certi tuoi modi veramente sono così controproducenti per il mantenimento di un buon equilibrio, e anche appunto per una persona che si avvicina a te potrebbe ricevere un'immagine di te non del tutto coerente al tuo consueto modo di porti. Interessantissimo soprattutto l'arrivo di Mercurio, positivo per i nati della prima decade, apportatore di situazioni veramente ricche di stimoli, come anche Marte, ma in un senso anche più gradevole, più estetico, più esteriore in un certo senso, soprattutto magari se operi, se ti muovi in ambito professionale, in ambiti creativi, sicuramente questo Mercurio risulta molto appagante, con una spinta giusta in tali tipi di direzione. Quindi una giornata veramente molto significativa da questo punto di vista.
Per quanto riguarda viceversa la vita sentimentale, buon equilibrio per i nati la prima e l'ultima, per i nati la seconda si fa sentire appunto questa Venere non troppo favorevole, che anche nei rapporti più così privati di relazione con chi ti vuole bene, non soltanto con chi ti ama, potrebbe indurti così a prendere certe posizioni non così simpatiche, non così gradevoli, anche per il mantenimento di quelle che può essere un'amicizia, un rapporto di distensione con chi si rapporta con te normalmente in maniera molto morbida. Concludiamo con il profondo e fantasioso Pesci, giornata di evoluzioni astrali sicuramente molto positiva anche per te, una forma generale buona se pertiene nella seconda e l'ultima decade, mentre un po' alterata per i nati la prima, considerata questa presenza del Sole non troppo favorevole. Anche per i nati la prima, sempre questo Marte alquanto disturbante, nella misura in cui nel tuo modo di agire, nel tuo modo di procedere, potresti avere la tendenza così a orientare le tue energie in troppe direzioni diverse senza giungere a quel dunque che è per te importante. Per quanto riguarda la vita sentimentale, il modo di vivere le emozioni con molta intensità, c'è quasi una troppa intensità per i tuoi gusti rispetto a quel tuo modo di morbido di vivere le relazioni, con questa energia in campo che invece sposta il tenore dei rapporti su una modalità veramente molto accesa, molto infuocata in un certo senso anche per i tuoi gusti. Per quanto riguarda la vita più personale, sia appunto privata ma soprattutto lavorativa, se sei operativo in questo periodo in tal senso, l'aspetto più significativo di oggi però è l'allontanamento di questo Mercurio, finalmente non più dissonante per i nati soprattutto l'ultima decade, ma anzi propizio per i nati la prima, quindi è un indirizzamento delle energie in un senso di maggior equilibrio finalmente, e all'occorrenza sei in grado veramente di far riferimento a questo tipo di modalità dopo un periodo appunto vissuto con magari un eccesso di senso critico, qualche timore, qualche dubbio che può averti rallentato, quindi sicuramente è un influsso mercuriale liberatorio rispetto a quel peso in un certo senso che può averti contraddistinto nelle ultime settimane. Direi che anche per oggi è tutto, se ti è piaciuto questo video ti invito a metterci un mi piace, se hai piacere di metterci dei commenti saranno molto graditi, sarà mia cura risponderti, se vuoi attivare la campanella per ricevere notifiche, se vuoi iscriverti al canale per non perdere nessun aggiornamento e anche se vuoi sostenere il canale cliccando sul link che trovi nel box sottostante. Ti ringrazio ancora di essere stato e sei stato qui con me su Astrolove, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo di domani, sempre qui sul mio canale alle ore 7. E ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!